Buongiorno ragazzi, oggi questo video è dedicato a coloro che in questo momento stanno per iniziare a studiare gli investimenti immobiliari oppure da un po' di tempo che bazzicano un po' nel settore immobiliare ma ancora non hanno combinato niente. Probabilmente se non hai ancora combinato niente oppure se stai per iniziare devi cercare di fare attenzione a dei punti strategici chiave che devi assolutamente sviluppare prima ancora di iniziare a investire in immobili. Intanto il primo punto essenziale, fondamentale, che può fare la differenza tra un successo oppure un nulla di fatto è la strategia iniziale. Farti una domanda molto semplice alla quale soltanto te puoi rispondere: perché vuoi guadagnare con gli immobili? Attenzione che la risposta è fare soldi, fare più soldi, non ha nessuna importanza, non ha nessun vantaggio verso il tuo futuro nel settore immobiliare, perché fare soldi vuol dire tutto, vuol dire niente. L'importante è, nel primo punto, nella prima strategia che devi utilizzare prima di investire in immobili, è perché. La domanda è perché vuoi investire in immobili. Ad esempio, quando ho scelto io di investire in immobili lasciando tutte le mie agenzie tranne una dalla quale ti sto parlando adesso, è stata avere più tempo libero, avere meno stress, ne avevo 10, quindi la mia decisione non è stata fare soldi tot soldi, ma scappare da una situazione che mi dava stress e ansia. Per altre persone può essere un'altra giustificazione, può essere quella che non riesce a mettere da parte niente del lavoro, del reddito del lavoro principale, quindi sì, ha uno stipendio ma spende quasi tutto, quindi ha una capacità di risparmio scarsissima e magari vuole iniziare a investire in immobili per dire: ok, io ogni anno invece di andare sempre a zero sul conto e andare in pareggio, voglio mettermi da parte per il primo anno, che ne so, 30.000 euro sul conto corrente che mi rimangono lì. Questa è un'altra motivazione, oppure quella di diventare poi un imprenditore nel settore immobiliare e fare le cose in maniera più, insomma, più seria, più continuativa. Questa è una domanda che ti devi fare prima di iniziare, ok? E devi dare una risposta soltanto te. Se questa domanda ha una risposta che poi è veramente reale, quindi è veramente la tua esigenza, quindi voglio investire in immobili perché voglio risolvere questo problema, allora vedrai che tutto il seguito diventerà molto più semplice, perché hai sicuramente creato un piano d'azione per poter raggiungere questo obiettivo. Ognuno ne ha uno diverso. Molti, devi sapere, iniziano a investire in immobili con la scusa: voglio fare soldi. Il fare soldi vuol dire tutto, vuol dire niente, come ti ho detto poco fa. Quindi devi avere te la risposta dentro, e tutte le persone che hanno successo in questo momento con gli immobili o anche in altre attività è perché sono andate a cercare la loro esigenza principale, un fastidio, un disturbo che è diventato pressante, che non ce la fanno più e che quindi vogliono risolvere, quindi lo hanno scritto, se lo sono chiariti, e hanno poi fatto il secondo passaggio. Una volta deciso per quale motivo tu vuoi investire in immobili che problema deve risolvere, passerai al secondo punto. Il secondo punto è: da dove ti trovi in questo momento, da dove parti? Hai dei capitali da parte? Hai dei risparmi? Vuoi investire per crearti delle piccole rendite mensili che poi sommate una con l'altra possono diventare importanti? Oppure vuoi accumulare del capitale per poi magari come me acquistare degli immobili e metterli in affitto e quindi non essere più costretto a investire in maniera aggressiva sempre nel comprare, ristrutturare e rivendere, quindi vivere di rendita? Dipende sempre dalla tua strategia. Se la tua strategia è quella di creare delle rendite mensili, ovviamente se non hai capitali l'unica alternativa per le rendite mensili è quella di fare magari delle attività di sublocazione, che ti ricordo è una vera e propria attività, e se hai successo e sei bravo devi poi aprirti comunque una partita IVA. Se invece è l'accumulo del capitale, devi utilizzare poi il punto 3, che è quello della nicchia da scegliere, cioè quale strategia in questo momento sta dando dei risultati ai bravi investitori. Quando ho iniziato io a fare formazione, ad esempio 9 anni fa, insegnavo tantissimo opzioni di acquisto, cessione del preliminare, sublocazioni, che tiravano molto, mentre invece siamo nel 2019, va tantissimo il discorso delle aste, delle stralci, dei crediti immobiliari. Ogni periodo ha dei momenti positivi e quindi in questo momento tira molto lo stralcio, le aste e la cessione di crediti immobiliari. Al contrario di quello che si crede, uno stralcio immobiliare può essere concluso senza risorse, perché si può fare la cessione di un compromesso una volta ottenuto
ottenuta l'ok dei creditori, quindi operare senza soldi. Partecipare a un'asta si può fare addirittura con un mutuo totale. Adesso le banche stanno pubblicizzando tantissimo. Se tu vai sul sito di Chebanca e scrivi mutuo all'asta Chebanca, c'è una pubblicità che ti invita a fare il mutuo con loro fino e puoi ottenere anche il 100% e fino al massimo dell'80% della perizia. Quindi si possono operare anche queste strategie senza avere dei grandi capitali, anche perché probabilmente se inizi a investire in immobili è perché vuoi fare dei soldi, quindi non ne hai magari da parte. Anche se ci sono molte persone che hanno già dei capitali e non sanno farli fruttare perché li hanno in banca a morire, quindi magari lì in quel caso può essere interessante anche acquistare degli immobili per metterli a reddito. Quindi il primo punto, ricordati, è perché vuoi investire in immobili. Può sembrare una domanda stupida, ma se il tuo credo, la tua motivazione è tanto così senza impegno per arrotondare, non funzionerà mai. Perché ricordati che quando hai deciso che tu hai un problema da risolvere, questo problema è pressante, darai anima e corpo e cuore, tutto quello che hai, e diventerà un'ossessione per cercare di risolvere questo problema. Lo è stato per me e lo è per tutte le persone che vedi in questo momento magari su Facebook che pubblicizzano le loro operazioni. Hanno veramente iniziato cercando di risolvere un problema pressante. Quelli che fanno un po' così, un po' colà, che ogni tanto studiano, ogni tanto no, vuol dire che stanno alla fine dei conti bene così come si trovano col loro lavoro, e gli va bene un po' quel tornaconto che arriva a fine mese. Quindi punto 1, perché lo fai? Scrivilo, pensaci, prenditi un quarto d'ora, un'ora, un giorno, un mese, ma devi sapere qual è la tua esigenza da risolvere. Poi dopodiché guardi da che punto ti trovi, quindi sei senza un euro, hai pochi euro da parte, hai 20.000 euro da parte, scegliti la tecnica, preferisci avere delle rendite mensili oppure preferisci accumulare del capitale per poi acquistare degli immobili e metterli a reddito? Questo soltanto te lo puoi sapere. Una volta deciso qual è il secondo punto, passerai al punto 3, che è la strategia finale, che è la tecnica che poi dovrai studiare a memoria. Il mercato immobiliare non ha pietà per chi non è esperto, per chi tende a improvvisare, perché ci puoi rimettere le pinne veramente. Quindi una volta scelta la tua tecnica che ti deve andare a risolvere il problema 1, la cavalcherai come se fosse veramente una cosa ossessiva. Ogni giorno, tutti i giorni diventerai uno specialista di quella tecnica del momento. Quindi se sarà lo stralcio lo studierai a memoria, se sarà il credito lo studierai a memoria, se saranno le aste scoprirai le strategie con le aste telematiche, come individuare immobili che apparentemente non sono appetibili, che invece poi quando vai a comprarli non c'è concorrenza, e così via. Quindi sono tre punti da sviluppare. Ovviamente in un video di 7 minuti è difficile trasferire un concetto così ampio, soprattutto anni di lavoro che dovrai svolgere per poter diventare poi quello che vuoi essere alla fine, dopo aver risolto il problema. Quindi analizza bene con te stesso i tre punti, quindi perché lo vuoi fare, qual è la tua esigenza, il tuo fastidio più importante in questo momento, come lo vuoi fare, con i tuoi soldi oppure non hai risorse, creando rendite oppure accumulando capitali, e poi il punto terzo è quale strategia vuoi utilizzare, quella dei crediti in sofferenza che in questo momento sta tirando molto, oppure quella di comprare, vendere e ristrutturare, oppure quella di fare delle cessioni del compromesso. Questo dipende poi dal punto 2, da che punto parti, quante risorse da parte hai, e soprattutto se vuoi invece creare delle rendite, in quel caso lì se hai soldi acquisterai e metterai in affitto, oppure se non hai risorse creerai delle rendite derivanti da sublocazione. Sono tre punti, sono molto semplici da scrivere, ovviamente poi richiedono dei mesi per essere sviluppati, quindi a te la scelta, ma ricordati che in questo momento se non stai ottenendo risultati, o perlomeno se stai per iniziare sei proprio fortunato ad aver ascoltato questo video, perché potrai fare subito chiarezza. Se invece sono anni che sei lì che ti barcameni e non riesci mai a cavare un ragno dal buco, vuol dire che la tua missione, il tuo credo, il tuo problema, la tua esigenza non è così pressante, non è così importante come magari tu pensavi all'inizio. Quindi cerca di capire qual è il tuo fastidio principale e cerca di risolverlo, e vedrai che con gli immobili, se il problema da risolvere è forte e pressante, riuscirai a risolverlo, come ci sono riuscite tantissime persone, ovviamente impegnandosi ogni giorno senza mollare mai. Grazie ancora, ti auguro un buon business, ciao da Franco.